Messo in sync, ok, dovrebbe essere partito. Questo non è un video per YouTube, assolutamente. Non è una cosa che è destinata ad stare su un canale, su un qualcosa legato in qualche modo ai social network, alle modalità di condividere un proprio contenuto oggi. Io sono Michele Mirenna, ho 28 anni e sono un artista. Il video può anche terminare così. Questo video non ha nulla di preparato, nulla di scritto, ha un'intenzione ed è quella di raccontare ciò che ho deciso di continuare a fare. Life diary. Ok, questa è una parola che in molti conoscono per via appunto di ciò che viene condiviso sul web e in pochi sanno in realtà per quale motivo nasce. Io sono un ragazzo che ha iniziato a fare video su YouTube in maniera pubblica. I primi contenuti ormai risalgono a 5-6 anni fa, in cui ho iniziato un mio percorso legato alla musica, al lavoro che faccio, all'essere cantautore, in cui ideavo e scrivevo progetti, li mettevo in video, li montavo in maniera spesso anche goliardica per cercare di far arrivare al pubblico che guardasse quei video un messaggio ben preciso, ovvero la libertà di creare contenuti. E ad un certo punto ho deciso di chiudere quel percorso, ovvero il percorso di chi inconsciamente stava facendo lo YouTuber, ovvero quella figura conosciuta oggi come content creator, ovvero un creatore di contenuti per il web da condividere con i propri iscritti e le persone che ti seguivano. Ecco, io stavo facendo quello, volutamente non volevo fare quello, io volevo semplicemente raccontare la mia creatività, che potesse comprendere musica, regia cinematografica, scrittura e altre cose. Questo video per molti sarà incomprensibile, per altri sarà interessante, ad alcuni magari metterà curiosità ed è qui che arriva il punto e il significato di questo video. Mi rivolgo a tutti quelli della mia età e ai genitori, quelli magari più giovani di me, se per caso arrivasse anche a qualcuno più grande di me, è un discorso rivolto a tutti. Negli anni 90, parlo per me, quindi anche penso 80, si faceva una cosa che oggi non è più riconosciuta, ovvero quello di prendere un album e appiccicare pagina per pagina delle foto. Creavi una catena di montaggio che alla fine portavano il tuo cervello ad un meccanismo di ricordi, ovvero ricordare le sensazioni di quel periodo passato in cui tu avevi scattato quelle foto e quindi effettivamente avevi vissuto quella cosa. Ciò che l'evoluzione poi ha portato a tutti gli esseri umani e quindi a portata di mano di tutti noi è stato quello di far evolvere questa catena di montaggio attraverso non solo più le foto, ma anche i video. Fino a che si è arrivato ad oggi in cui il ricordo è diventata una cosa istantanea, una cosa che tu fai, la guardi entro 24 ore e poi scompare. Il ricordo nasce proprio da questo, cercare di rivivere quello che hai passato nel tempo a lungo andare. Per chi fa video è la stessa identica cosa, solo che amplificata per 10, 100, penso anche un milione di volte. E il video non è nient'altro che una catena di montaggio di molte, ma molte, ma molte più foto rispetto a quelle 20, 30, 50 foto che possono stare in un album di ricordi. Ecco, voi immaginatevi una vita senza la possibilità di avere dei ricordi. Sarebbe una cosa veramente triste perché sarebbe come vivere questa vita e non lasciare alcuna traccia di noi stessi. Ecco, quando io pubblicai il mio primo video su YouTube, non ho fatto altro che continuare a fare ciò che già stavo facendo da tempo. Vi faccio un esempio. Per ogni compleanno di mia sorella, anche dei miei amici, dei miei genitori, dei miei nonni, poi in seguito della mia ragazza, era davvero raro che io regalassi un bigliettino di auguri classico scritto su cartoncino o carta semplice. Prendevo foto, piccole ispezioni di video girati con un cellulare, ai tempi quando il cellulare non aveva questa risoluzione, o video camere e li mettevo nel computer, li montavo con sotto un brano famoso, una musica, senza post-produzione, senza alcun elemento grafico modificato che potesse far percepire a chi poi andava a guardare quel video che dietro ci fosse un lavoro particolare, proprio perché era solo la necessità di creare un ricordo. Io con YouTube ho iniziato a fare la stessa identica cosa. Inconsciamente, però, stavo mettendo pubblicamente i miei ricordi online.
che fosse un brano, che fosse una scenetta, che fosse la qualsiasi cosa nasceva dalla mia mente creativa, erano cose che comunque facevano parte di me e che io in seguito avrei ricordato. Cosa che ho fatto tra l'altro da poco, rivedendomi tutti i miei video su YouTube. Ho capito uno dei pochi, veramente ad oggi, lati positivi, che forse supera anche ciò che l'uomo non è riuscito ad avere naturalmente, che ha internet, la possibilità di archiviare questi ricordi, perché io grazie al mio canale YouTube appunto adesso ho centinaia di ricordi protetti messi online. Attenzione, quando dico protetti significa che se io disgraziatamente nei miei hard disk andassi a perdere uno dei miei video progetti realizzati, lo ritroverei comunque su internet. E credetemi, per chi tiene ad avere un ricordo di ciò che è stato, perché ne va orgoglioso, questo è importantissimo, perché è come se perdi un qualcosa che ti appartiene, è come perderlo. Quindi arriviamo al momento in cui però io ho deciso di chiudere quel percorso, perché avevo finalmente raggiunto la consapevolezza che per creare quel tipo di ricordi non avevo bisogno di YouTube in sé. Prima di YouTube io facevo video, facevo foto e li archiviavo. Erano lavori, progetti che facevo vedere a qualcuno, come quando pubblicavo su YouTube, e poi archiviavo, così da averli nel tempo sempre pronti a disposizione per rivederli e rivivere quei ricordi. Quindi se vogliamo vederla come una grossa metafora, in realtà tutta la nostra vita è un grosso canale YouTube. Ognuno di noi ha il proprio canale YouTube, dove a un certo punto può andare nella sezione playlist e scegliere momenti brutti, momenti tristi. Tutta la nostra vita è un grande e lunghissimo, e spero per chiunque di voi, quanto più lungo canale YouTube, in cui tutti noi giornalmente raccogliamo materiale che poi ad un certo punto verrà unito e tutto questo creerà il nostro ricordo nel tempo. Detto questo, io dico che ad oggi questo video non è propriamente indirizzato per la piattaforma YouTube. Quindi almeno per quanto mi riguarda, non prendete chi fa video come un qualcuno che vuole andare in giro ogni giorno a riprendersi mentre mangia, mentre è al bagno, mentre fa le proprie cose, per poi montarlo, metterci una musica fighissima sotto e renderlo pubblico, perché non è mai stato questo. Il discorso purtroppo è che distingue ormai queste persone che hanno un bisogno artistico di creare ricordi da coloro invece che prendono il web come un motivo per creare momenti che il giorno dopo già verranno sostituiti e rimpiazzati dal momento successivo, spesso, e lo dico fuori dai denti, vuoto di veramente un contenuto che possa essere ricordato. È difficilissimo, perché nel momento in cui tu abitui una persona a capire che quello che si fa oggi con un cellulare è ciò che ti amalgama a un gruppo enorme di persone che seguono altre persone, devi avere davvero una grossa forza di volontà e personalità per pensarla diversamente da 10.000 persone. E sperando di essere stato chiaro, questo è il compito dell'artista. In un paese dove vige la legge dell'andare avanti grazie ad un lavoro, tu artista, come qualsiasi altra forma di lavoro, metti la tua arte a disposizione di chi vuole goderne. È un servizio quello che fai. Su questo non c'è alcun dubbio. In un ambiente come il mio, in cui ci sono pseudo artisti che si spacciano il proprio fare come arte, in cui credono che ciò che fanno giornalmente attraverso un social network possa in qualche modo influenzare positivamente le persone, essendo quindi un loro pensiero, io mi sono detto: per quale motivo io devo preservare ciò che sento di creare attraverso anche quello che potrebbe essere un video, quando vige la piena libertà di ogni persona a fare tale azione? Sarebbe come dire che una persona smette di fare ciò che gli piace nel momento in cui capisce che troppe persone vanno verso un'altra direzione. Io, che sono in un settore molto pesante per questo genere di decisioni, ho deciso che con la mia musica devo stare in un posto dove ci sono persone propense ad ascoltarla. Di conseguenza non va preservato il diritto di creare un ricordo che nel tempo, anche solo per me e a testimonianza di chi mi sarà vicino o comunque di chi seguirà ciò che faccio, sarà disponibile rivedere e rivivere. E sono consapevole del fatto che già autoproclamarsi artista crea quella spaccatura fra le due mentalità, ovvero delle persone che credono e sanno che per un artista che mette a servizio di altre persone la propria arte non è soltanto un fare un servizio, ma una necessità di creare, perché come il nuotatore ha bisogno di una piscina dove sfogare il proprio talento, l'artista ha bisogno di un campo d'arte dove sfogarsi. Ecco che in tutta sincerità, come non sto smettendo di realizzare i miei videoclip musicali per un brano o per un qualcosa, non smetto di fare video.
Attenzione, non ho fatto una piccola ma gigantesca precisazione. Mi sarà scappato e forse magari mi scapperà nei prossimi video, ma io non mi sono mai rivolto alla videocamera dicendo voi che state con me, mi rivolgo a voi e quant'altro, pensando di avere un pubblico dall'altra parte. Questo accade per un motivo, perché nei video che realizzerò ora e per sempre, fino a quando ne avrò necessità, io guardando la telecamera immaginerò di avere soltanto una persona dall'altra parte, me stesso. Pensateci bene, se voi aveste la possibilità, tra 10 anni, con un semplice click, play o ciò che esisterà fra 10 anni, di rivedere tutto il materiale della vostra vita in un video, in delle foto, tutte insieme, in 20 minuti di riproduzione, sarebbe una grande fortuna. Questo è quello che decido di fare io e ovviamente con le persone che mi stanno accanto. Quindi con molta ma molta difficoltà sono arrivato all'ultimo punto. Ok, cos'è un life diary? Il life diary è nient'altro che un mini cortometraggio, quindi un piccolissimo film che fa vedere la vita, la quotidianità a spezzoni di una persona. Visto che si tratta appunto della vita di un artista, ho deciso di chiamare Artist Diary, ovvero il diario dell'artista. Sarà diviso in episodi e vi dico una cosa. Io adesso sto parlando dal futuro, perché in realtà proprio per la concezione di creare dei ricordi, quindi raggruppare tanto materiale, io ho già accumulato tanti momenti più o meno per 6-7 episodi. Quindi ciò che è successo nel primo episodio io lo rivedrò dal futuro. Quindi questo qui io lo chiamerò Artist Diary Episodio 0, perché è proprio il punto di partenza che servirà a spiegare il perché nasce un Artist Diary. È qualcosa che si è visto fino adesso in giro? Non lo so, io credo che in questa maniera non si è mai visto, ma il punto è che non mi importa. È un modo per ingannare l'avanzare del tempo? A parere mio no, è un modo per vivere meglio, perché così facendo sei comunque consapevole di aver lasciato una forte traccia del tuo percorso in questa vita. Perché altrimenti vivere che senso ha? Non dico che chiunque debba realizzare un life diary, ma se con le proprie forze, capacità e metodi non lasci un qualcosa in una strada che passi, è come se da quella strada non ci sei mai passato. Una cosa importantissima al quale tengo, perché ne vado veramente orgoglioso, è che ogni cosa si vedrà in ogni episodio dell'Artist Diary è di mia completa fattura, è il mio mondo completamente. Vi faccio un esempio: voi state ascoltando una musica in sottofondo sotto questo episodio 0. Ecco, ogni Artist Diary avrà una traccia personale, una musica solo strumentale che racconterà quel viaggio di quell'episodio. Quelle musiche sono composizioni originali fatte da me. Auguro a tutti veramente di avere un grosso bagaglio di ricordi e momenti da poter rivedere e rivivere nel proprio futuro, nel tempo. Io credo che ognuno di noi nella propria vita abbia il diritto di crearsi un proprio mondo. La cosa sbagliata sta a creare quel mondo e viverlo soltanto per se stessi, perché in quel caso non avrebbe senso essere circondati da altre persone. Ma se invece quel mondo che hai creato, secondo le tue idee, le tue passioni, i tuoi bisogni di fare quella determinata cosa per vivere meglio, riesci a farla conoscere e anche a condividerla con le persone che in qualche modo vogliono farne parte, la tua fortuna di rivivere nel tempo quelle sensazioni potrebbe diventare anche la fortuna di qualcun altro. Boh, io la penso così e come vedrò in futuro continuerò sempre a pensarla e ciò che faccio ne sarà appunto la testimonianza. Adesso spengo il camino che è da non so quanti minuti che mi fa tanto caldo. Ciao Michele del futuro, ci vediamo nel futuro. Nel futuro del futuro.